E ciao a tutti ragazzi e ragazze ed eccoci oggi con un nuovo video. Come vedrete dal titolo, questo è un video try-on di Shein. Allora, questo pacco mi è arrivato sinceramente da un po' di giorni, però sapete che appena riesco a registrare, registro. Se mi vedete un po' provata è perché sono appena tornata dal lavoro, infatti devo ancora lavarmi. Ho detto però, registro adesso, non registro più. Ma prima di iniziare questo video vi ricordo che giù nell'info box ci sono i link per seguirmi sui miei social, quindi seguitemi e se vi piace questa tipologia di video lasciatemi un bellissimo like. Vi dico già che appunto ho preso qualche capo, ma come sempre io prima li lavo e quando ve li mostro provati sarà praticamente un altro giorno, quindi mi vedrete appunto in due condizioni diverse, ecco, diciamo così. Ho preso alcune cose anche mia mamma, però mia mamma, come potete vedere, il pacco è già stato aperto perché le sue cose se le ha già prese. Quindi direi di iniziare appunto solamente con le mie cose e direi di iniziare dall'abbigliamento, almeno poi dopo ho preso anche qualcosa di oggettistica. Allora, primo capo che ho preso. Allora, ho preso un vestitino perché ovviamente quando faccio i miei ordini di scena non deve mai mancare almeno un vestitino nell'ordine e questo qua mi ha colpito subito e l'ho voluto prendere anche di un colore che sinceramente non ho nell'armadio, che è questo verde. Mi piace tantissimo, molto molto bello. Ho preso una taglia S, ho preso la più piccolina. Diciamo che sulle maniche c'ha questi piccoli volant, ha la scollatura a V, ma la particolarità è che dietro c'ha questo fiocco che rimane appunto in base sulla schiena, non in base alla schiena, anche sotto c'ha, come potete vedere, un po' di volant. Ovviamente si capirà meglio indossato e lo sapete che comunque vi lascio anche qua da qualche parte il prezzo che l'ho pagato io perché appunto io uso l'app di Letyshop anche e in più appunto con gli sconti. Quindi io vi metto il prezzo, diciamo il prezzo non di come l'ho pagato io, ma originale del vestito, almeno in base agli sconti che avete lo pagate diversamente perché sinceramente se no non so come farmi capire. Quindi d'ora in poi diciamo che vi metterò il prezzo appunto del vestito in sé. Poi un altro capo che ho preso, ritorniamo alla mia monotonia del nero. Questo qui l'ho preso in taglia S, anche questo. Ed è un due pezzi. Allora, di questo qua, se vi ricordate, un mio vecchio haul, avevo preso una tuta rossa, che comunque andava era lunga, a maniche lunghe. Anche questa, però, la differenza è che questo è il pezzo sopra rimane un po' top crop. Comunque, il pezzo di sotto è semplicissimo, questo qua nero. Come potete vedere è a costine. Allora, non è un materiale molto morbido al tatto, però come tuta in sé mi piace veramente tantissimo, è molto elasticizzato. Questo è il pantalone e mentre il pezzo di sopra è semplicissimo così. E rimane appunto il pezzo con un po' di pancia scoperta che va bene magari per queste giornate che c'è il sole, poi la sera fa un po' freschino e piove perché non si capisce più niente qua a giugno, ormai mi sembra settembre, vabbè. E comunque il pezzo sopra è questo, ma anche di questo ve lo faccio vedere ovviamente, provato. Questa qui è la tuta a due pezzi e devo dire che mi piace assai anche questa. Tempo fa avevo preso un altro modello che c'ha la maglietta che arriva un po' più lunga e mi piaceva lo stesso di colore rosso e quindi ho deciso di prendere sempre lo stesso materiale ma fatto tipo crop top, magari per quelle serate che fa un pelino un po' più freschino. Comunque è così, mi piace tantissimo, l'ho presa nera stavolta giusto per rimanere nel mio mood. E no, no, mi piace da morire. È fantastica, la adoro. Ci sta, ci sta. E questa, vi do anche questo 9 su 10. Mi piace tantissimo comunque il pezzo di sopra. Sì, non è quel materiale, cioè non è il top del materiale, però non lo so, ci sta. Mi piace parecchio. Poi andiamo avanti. Un altro capo che ho preso, anche questo in taglia S, ho voluto prendere un jeans. Non so perché, cioè forse dovrei tagliare un po' i jeans che ho io perché comunque ne ho un po', ma indosso sempre gli stessi. Non so perché, ma questo jeans qua mi ha colpito particolarmente. È a vita alta, elasticizzato. È un semplice jeans, spero mi stia bene anche di gamba.
che comunque abbia preso una taglia giusta, ma vedendo le misure sembrava così. Ovviamente adesso hanno un odore abbastanza nauseabondo, infatti ovviamente prima li lavo. Comunque è un semplice jeans, che anche qua vi lascio comunque il prezzo, e andiamo a provare anche questo. Allora, questo qui è il jeans. Devo dire che mi piace, è molto morbido, comunque sia mi sta bene. Mi piace perché poi finisce bene stretto alla fine. No, dai, mi piace, magari questa parte qua forse. Pensate che la sentiamo un po' meglio. Però no, mi dispiace per niente. Vediamo magari se riesco a farvi vedere un po' meglio. Vedete, questo è dietro. No, mi piace, ci sta. Poi è molto, cioè, elasticizzato, quindi ci sta come pantalone. Mi piace anche il dettaglio qua davanti. Potete anche mettere una cintura se preferite. Comunque sì, mi piace, gli do 8. No, dai, facciamo anche 9 stelline su 10. Poi un altro completo. Ecco, questo sinceramente mi sa che è il pezzo più bello che io mi aspetto. È un body, ho preso anche questo in taglia S, ovviamente del mio colore preferito in assoluto, che se mi seguite sapete benissimo qual è. E ta ta ta, ecco. Ho preso questo body, boh, mi piaceva un botto per queste serate. Cioè, sembra un po' un intimo, ma in realtà è proprio un body, però serate anche in discoteca, un venerdì sera, mi piace perché poi dietro rimane comunque trasparente, ma il davanti mi piace tantissimo, cioè sembra proprio un corpetto, lo adoro, sperando che anche questo mi stia. Beh, di seno sicuramente tanto quello che ho qua da riempire ben poco, ho preso una S anche per quello. Comunque spero mi stia bene anche di lunghezza, boh, proviamolo insieme e giudichiamolo insieme. Allora, questo qui è il top. Premessa che confidavo tantissimo in questo top, però per il semplice fatto che pensavo che comunque magari le coppette fossero un po' imbottite, perché per chi ha poco seno come me, praticamente sembrerete una tavola da surf, quindi quel minimo che avete ve lo va completamente ad annullare, ovviamente per chi ha un seno molto più abbondante sarebbe il top, perché comunque è molto bello, come potete vedere c'è qua i dettagli trasparenti. Adesso non so se mettere tipo quelle coppette di Shein, che comunque vi danno un attimo una forma, perché a mettere anche un senza spalline non potete, perché vi rimane la parte qui trasparente e si vedrebbe. Di per sé comunque sia il top, cioè il body, scusate, è stupendo, però appunto premessa che per chi ha poco seno come me, a meno che appunto voi non mi interessa, però a me è un minimo un attimo di forma in più, non mi dispiace, così me ne va proprio a schiacciare, però beh, carino, vi do però un 6, perché comunque poi il colore è mio, mi piace tantissimo come colore, però gli do un 6. Poi, penultimo capo d'abbigliamento, che ho preso anche questo in taglia S, ho preso tutto in taglia S, tutto taglia S. Questo, anche questo, sinceramente mi ispira un botto. È una tuta intera nera, perché ovviamente devo tornare sul nero. È fatta così. Allora, la parte in alto praticamente rimane tutta in pizzo. E come potete vedere, qua invece rimane appunto l'inserto trasparente. Mi piace un botto, ovviamente come stava la modella, ma spero anche a me. Comunque rimane così, è semplicissima nera, rimane morbida e la parte finale rimane, non è proprio a zampa di elefante, ma comunque un po' più larga rispetto al solito. E spero mi stia, soprattutto anche per quanto riguarda l'altezza in sé. Ovviamente devo per forza indossarla con un tacco. E non lo so, ho pensato anche per metterlo. Allora, sinceramente, ho optato anche per metterlo per un matrimonio, perché secondo me il nero comunque è sempre elegante. Facendo conto che a fine settembre magari a spezzarlo anche con una giacca bianca faceva secondo me la sua scena, però non lo so, dipende tutto da come mi sta e non lo so, valuterò. Comunque niente, proviamolo insieme e vediamo. Perfetto, questa qui è invece la tuta. Vediamo se riesco un attimo a riprendermela qua, c'è un po' di casino poi in camera tra una balla e l'altra.
Allora, lunghezza ci sta anche con un tacco, con una scarpa da tennis knee per chi è alta 1,60 m come me. La parte qua davanti mi piace tantissimo, il fatto appunto che rimane trasparente. Per il seno questa è un po' più, cioè c'ha una coppetta un po' più, diciamo che vi dà una forma al seno, però se volete qua comunque un, come si dice, un reggiseno senza spalline potete anche permettervelo. Comunque sì, non mi dispiace, come tutta ci sta, secondo me è anche elegante, anche per fare una serata in discoteca. L'unica mia pecca è che purtroppo il cavallo è qua. È qua, quindi per me è grande, perché dovrebbe rimanermi così, il cavallo dovrebbe praticamente rimanermi qua, invece se io l'abbasso tutta è praticamente qui, ed era una taglia piccola. Mi dispiace perché mi piaceva veramente tanto. Vedrò magari se riesco forse a farla stringere o cosa, però il problema è che mi fa il difetto del cavallo, quindi a questo do un 7, perché comunque di per sé è molto bella, peccato per il cavallo. Ok, ultimo capo d'abbigliamento che ho preso, perché sinceramente ho fatto un fioretto, ovvero di non prendere chissà quanti vestiti, perché comunque devo fare prima un vero e proprio decluttering, siccome ormai il trasferimento è alle porte, perché a settembre appunto vado a convivere, manca poco. Ho già buttato un po' d'abbigliamento, ma quando arriverò nella casa sicuramente getterò altro. Quindi ho detto, prima di comprare altre cose è meglio prima fare un decluttering vero e proprio. Comunque, ultima roba d'abbigliamento, che tanto non è proprio abbigliamento in sé, ho preso un set di mutande, perché secondo me il prezzo ne valeva, e sono queste mutande qua. Mi piaceva, sinceramente, sono fatte così a costine, ed è praticamente un tanga, secondo me è un tanga. Comunque sono fatte così, e ce n'è uno di questo rosa antico. Una nera, perché sinceramente c'è un paio di mutande che devo buttare. Poi questa qui marroncina, questa qui che rimane un rosa più chiaro, questo sarebbe tipo un arancione tendente, non saprei proprio dirlo, però non è proprio un arancione, anche se da lì potrebbe sembrarlo, ma in realtà boh, non saprei come definirlo sto colore, giudicate voi, bravi. Poi questo lilla chiaro, e questo che sembra un po' tipo un color carne. Adesso c'è anche la ring light che mi sta praticamente sfalsando la vista, quindi vi vedo a cerchi voi, però vabbè, pazienza. Comunque questo, e ho fatto appunto il completo di mutande. Ma adesso passiamo, secondo me, alla, diciamo, alla parte un po' più succosa, perché sinceramente con Shein mi sto sbizzarrendo nell'oggettistica. Infatti c'ho già anche altra roba nel carrello che dovrei fare un altro ordine, ma lasciamo perdere. Allora, ho voluto prendere, giustamente, ma che figa, adesso, vabbè, una sfigata da... Vabbè, ho voluto prendere questi asciugamanini qui. E ovviamente io ne ho ordinati tre, e ragazzi, tutte e tre dello stesso colore. Lasciamo perdere, perché tutte e tre uguali mi sono arrivate. Ho detto, beh, ne ordino tre, arriveranno tre diversi. No, ovviamente tre uguali. Va bene. Apriamo insieme uno, perché voglio farvelo vedere. Beh, al tatto non è granché, magari adesso però, magari insomma, anche dargli una lavata. Però mi piaceva. Carino, estetico, per la cucina, con questo fiore e appunto lo strofinaccio che va giù. Però mi piaceva sinceramente più che altro per il fiore. E poi vabbè, costavano una cagata, allora l'ho preso. Però, cioè, ma che sfiga! Tutto tre uguali! Vabbè. Comunque questi qua li avevo presi per la casa, appunto, per abbellire e metterlo lì alla casa. Quindi questi. Poi passiamo, vediamo se c'è qualcos'altro ambito cucina, ma mi sa di no. Vabbè, vi faccio vedere questo. Sinceramente questo qui l'ho preso per il lavoro, ma se riesco vi lascerò una foto almeno di questo, capirete meglio.
Sarebbe come una sorta di tenda per coprire. In realtà volevo metterlo nell'ufficio quando magari sono lì che conto i soldi, perché purtroppo sono all'ingresso, la gente magari mi guarda dentro e cioè, mi dà fastidio. Quindi volevo mettere una sorta di oscurante e ho detto, boh, provo questo, vedere magari la misura, però devo vedere bene se funge. Se funge bene, se non funge amen. Quindi questo, comunque vi lascio qua una foto, almeno capirete bene di che cosa sto parlando. Poi sì, ho preso, o almeno questi mi sono arrivati diversi, anche di questi due che sono praticamente è il sapone. Il sapone, ho preso questi qui col fiorellino e me ne hanno messo uno blu, perfetto, questo è mio, questo è fantastico, è il mio colore, e uno verde. Magari siete in giro, manca il sapone da qualche parte e voi ce l'avete e fregate tutti. Quindi questo, secondo me, è essenziale da tenere in borsa al giorno d'oggi. Poi, ecco, ho preso questi. Questi è la vita, non vedevo l'ora. Infatti devo fare il video perché lo voglio assolutamente. Ovviamente l'ho preso in colorazione azzurra e poi l'ho preso anche rosa. Sono praticamente i polsini da mettere al mattino, magari quando fate comunque la skincare, vi sciacquate la faccia per non bagnarvi tutte, perché io non so voi, ma io mi bagno costantemente tutta, basta che lavo la faccia e mi lavo tutta. Questi fermano l'acqua, quindi top, vanno messi appunto nei polsi, e anche questi costavano una cagata e allora li ho presi assolutamente. Poi ho preso questo cavettino qui, che praticamente serve da per due, un mio italiano proprio, aspettate che ve lo apro così capite, ecco. Praticamente dove potete attaccare le due prese e lo spinotto, così magari posso caricare e ascoltare nello stesso tempo, cioè avete capito, ecco. Quindi ho preso questo spinottino qua, questo tanto, poi... Ah, bello. Mi sono preso un anellino. Mi sono presa questo anellino qui. Adesso lo apro. Perché sinceramente è da un po' che mi devo togliere lo sfizio di prendere almeno un anello che ha un ciondolo cadente. Ne ho visti di parecchio belli, però costa 7 euro. Adesso non ho voglia di spenderli. Questo costava una cagata, magari durerà anche una cagata, ma almeno ce l'ho. Io stavo cercando di aprirlo nella parte dove non si apre, ovviamente. Bello. No, bellissimo questo. Vediamo. La misura standard, ecco, perfetto, a me mi sta sul medio. E rimane così. Cioè, a me piace troppo. Adesso si è girato. Ma guardate che bello. Cioè. No, bellissimo. Veramente mi piace un sacco. E niente, speriamo che duri. Boh, mi piace tantissimo, perfetto. A parte che forse mi sta, ecco, mi sta meglio sull'indice perché lo sento più fermo. No, bellissimo. Basta. Anello della vita. Perfetto. Questo mi piace un botto. Poi, cosa ho preso? Stando sempre in tema gioielli. E ce ne avevo altri due. Allora, mi sono presa questo paio di orecchini. A cerchietto con i cuoricini, adesso non so, ma mi sa che non avrete visto un bel niente. Ah, figurati se non mi cadeva qualcosa. Eccolo, questi qua mi piacevano, allora li ho presi, ovviamente azzurri, come si aprono, fa un po' fatica. Ok, ce l'ho fatta così. Le imprese della Silvia, ecco. Vuoi vedere che me l'ho già rotto? Non ci credo. No, mi sa che l'ho già rotto, ragazze, questo. Perché è talmente molle. Oh, mannaggia. Meno male che almeno dici, beh, per quello che gli ho pagati. Però che balle. Perché è duro. Questo invece si apre e si chiude subito. Questo invece è difettoso. Questo è andato. È andato proprio. Niente. Se non riesco ad aggiustarlo questo.
Ma che sfiga, ragazze! Vabbè, almeno ce ne ho uno. Niente, ne userò solo uno. Però secondo me non dureranno, cioè non durerà neanche tanto l'altro, perché... Peccato. Poi, invece, ho voluto prendere questo altro paio di orecchini, che speriamo che non mi abbandonino prima del previsto, perché, boh, mi piacevano. C'erano anche blu, però ho detto, cioè, se ne valgono, li prenderò anche blu. Però al momento li ho presi fucsia. E sono praticamente così a forma di cuore. In teoria dovrebbero essere un po' più resistenti perché... ecco. Sì, questo sembra molto più resistente come orecchino. Sì, non c'entra perfettamente vedete, il buco. Quindi secondo me dovete stare lì un po' a sistemarlo e a furia di sistemarlo poi si rovinerà. Vabbè, vedete infatti, questo fa fatica a entrare, questo invece dentro. A me mi arrivano sempre gli orecchini difettati. La fortuna. Vabbè, niente. Gli orecchini ho capito che d'ora in poi non li ordinerò più su Shein. Va bene così. Comunque sono carini. Esteticamente sono carini. Peccato che io sono sfigata. Poi ho preso questo che praticamente sarebbe una borsettina. Io l'ho presa più che altro quando vado. Pensavo fosse di un altro materiale. Comunque tipo un po' impermeabile. Però è carino, ci sta. Ha i gancetti con il fiorellino e ha tre scompartimenti. Il primo davanti, questo qui in mezzo, e la parte finale che spero dove ci sia la tracollina. Ecco, infatti, no, la parte finale c'è pure la tracollina. Io l'ho preso magari per quando vado a fare la camminata, che non c'ho voglia di portarmi giusto, cioè devo portarmi il cellulare. Ma sul braccio mi dà fastidio il portacellulare, allora mi tengo questo qui davanti. Volevo qualcosa di compatto, magari anche per mettere, che ne so, due spicci così, sacchetti di perla, robe così. Allora mi sono presa questo ed è carino, ci piace, cioè non è niente di... però ci stava. Poi ultimi due prodotti, no, tre prodottini e il pacco è vuoto. Allora ho preso questo, che magari molti di voi sapranno cos'è, altri di voi no. Praticamente sarebbe il prodotto per tirare via i capelli dalle spazzole. È fatto di plastica, però invece il manico è abbastanza, cioè, corpulento, rigido. E servono appunto per tirare via i capelli dalle spazzole, perché almeno così non si fa fatica. E secondo me anche la mia mamma approverà questo. Oppure mi dirà, ma che cazzo hai comprato? Va bene, non si dice. Ok. Poi... ho preso questo, che sarebbe quando magari non c'ho voglia di montare tutto sto barandand con la ring light, ma devo fare giusto qualche ripresa. Ho preso allora il, come si chiama, il treppiedi per scrivania. Ovviamente il blu non c'era, ho dovuto prenderlo rosso, così... dove appunto si mette il cellulare. Però cosa manca? La ring light piccola per il cellulare, perché sennò sono attrezzata solo a metà, quindi dovrò attrezzarmi anche di quello. Al momento però c'ho questo, magari anche quando vado in giro mi tengo questo coso qua. Come spendere i soldi inutilmente, insomma. Ultimo prodottino, ma non meno importante, è questo qua. Questo qua sono emozionata, è per la mia macchinina. Che belli, no, questi sono belli veramente. Ho preso i ganzetti da attaccare dietro al sedile. Ovviamente io nella parte del guidatore metto questa margheritina azzurra. E dall'altra parte metterò questo, almeno si possono agganciare le borse senza che vadano perse. Mia mamma mi rompe quando deve salire come macchina che lascio la borsa in mezzo. Però dove la devo lasciare? Che se mi fermano e mi chiedono patente, libretto, ce l'ho dietro, ora che salgo dietro, ciao. Comunque niente, sono molto estetic, mi piacciono da morire e allora li ho presi. Mi piacciono e non vedo l'ora di metterli in macchina. E quindi niente ragazze e ragazze, questo è stato il mio video. Spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi dei commenti se vi piace, lasciatemi un bellissimo like. Io vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo con il prossimo. Ciao!